nuovo video, oggi parliamo di Rose e Shine perché ho fatto una scoperta, mio malgrado ho fatto una scoperta. Se mi seguite, purtroppo lo so, inizio tutti i video così, però è quello che succede. Se mi seguite su Instagram, vi avevo chiesto se ultimamente vi è successo qualcosa che non andava, diciamo così, con dei charm in Rose. In particolare vi ho chiesto se con l'usura vi siete ritrovati con il charm argento e 5 ragazze mi hanno detto di sì, tra cui una mi ha mandato anche la foto del suo charm e vi faccio vedere anche che cosa è successo a me. Perché vi dico questo? Perché ho fatto un acquisto, fortunatamente l'ho fatto su Vinted, quindi non l'ho pagato tanto e il fatto che l'ho preso su Vinted mi ha fatto un po' dubitare sul fatto che, lo so, l'ho già detto, sul fatto che fosse originale la cosa. Mi ha detto: ma cavolo, mi sono così sbagliata, cioè anche avendolo in mano non mi sembra fake questo charm. Anzi, in più dalla stessa venditrice avevo preso altre cose, di cui una che ho già, poi vi farò un video a parte di queste perché voglio concentrarmi su questo aspetto. E la cosa che avevo già è esattamente uguale alla mia, che ho comprato in store, quindi sono certa che quelli siano originali, ma proprio uguale, sputtata, identica. Poi vi faccio vedere meglio anche quello che sto dicendo in questo momento, che insomma non ci sono differenze né in dimensioni né in saldature né niente, è proprio lui identico. E infatti non mi sono sentita di dire che il charm appunto che ho comprato fosse fake, anzi. Ma sono andata su Instagram, vi ho fatto la foto del charm e vi ho chiesto: vi è successo anche a voi? Mi avete detto sì. E una ragazza addirittura mi ha detto: guarda che io ho il tuo stesso charm e mi è successa la stessa cosa. Anzi, il suo, che lo sta indossando da sempre, da quando l'ha comprato, è conciato anche peggio del mio. Quindi aiuto, aiuto. Una ragazza mi ha spiegato che cosa sta succedendo con i nuovi materiali rose e giallo shine, diciamo, che come avete visto anche negli altri video, quando vi dicevo hanno cambiato qualcosa, effettivamente hanno cambiato qualcosa, anche nella descrizione del charm. Non è molto chiara la composizione di questi nuovi due materiali. E come vi ho sempre detto dai video, anche delle anteprime delle varie collezioni, vi ho sempre detto: ah, andate tranquilli con il rosa perché nel caso diventa un po' più chiaro, ma non diventa argento. Ora che sono rimasta fregata, vi dico: non comprate più il rosa, cioè state attenti, non comprate il rosa. Io non mi fiderei più, sinceramente. Poi non lo so se tentare oppure no. Ancora peggio lo shine perché non ho minimamente idea di che materiale ci sia sotto, perché con lì proprio boh. E poi approfondiremo meglio. Il charm in questione che ho preso è questo, ed è quello di Topolino Be Yourself, se non sbaglio. È fatto in questo modo e come vedete ha due medagliette, quella davanti è in argento con le mani smaltate, i guantini smaltati, e quella sotto è in rose, è rose, fidatevi, è rosa. Adesso non so se faccio così se si vede meglio il colore, sì che si vede. Facciamo così, teniamo la luce in questo caso, in questo video così un po' tristanzuola. Ok, comunque questo è in rose, l'unica parte che è colorata è smaltata in bianco, però il charm, il retro del charm è rosa, ok? Forse un po' così si intravede il colore diverso. Appunto, ha la scritta Be Yourself ed è fatto in questo modo. Io ve lo faccio vedere in tutti i dettagli, così capite che non c'è, cioè, pensare che fosse fake è strano, perché vedete anche le scritte sono esattamente il font delle scritte è tutto uguale, non ha lettere più grasse, lettere più sottili, anzi è anche abbastanza fine. Solitamente i fake sono proprio marchiati belli neri, anche la scritta S925 un po' così ha un pochino di segni di usura in questo punto. L'anellino qua dove sono attaccati le due medagliette è ovale e come vedete non c'è nessuno stacco, non è saldato, tagliato, di solito c'è il taglio e si vede la saldatura, questo no, questo è fatto perfetto. Anche da questa parte la scritta Disney, vedete, è tutta perfetta, precisa, non ci sono lettere più grandi, lettere più piccole, lettere più spesse, lettere più sottili, hanno tutte la stessa dimensione e lo stesso colore. Quindi ho detto: cavolo, mi sono sbagliata così alla grande, no. E allora che cosa mi ha lasciato un po' perplessa? Questo, vediamo se riesco a indicarvelo meglio, sempre con la mia fantastica lima. Vedete qua in questo punto, questo qua si vede un pochino qua e un pochino qua.
Si vede sotto l'argento, si vede l'argento. Pensavo che fosse sporco, sinceramente pensavo che fosse sporco, davvero sinceramente pensavo che fosse sporco. E ho un altro charm a clip in rose che era diventato macchiato nero, scuro comunque, e ho pensato, no, cavolo, è venuto via il rose, com'è possibile, non è possibile, eccetera, eccetera. Gli ho dato una lavata con l'argentile ed è venuto via il nero ed è tornato rosa. Questo l'ho lavato, l'ho pulito, è venuto via tutto lo sporco, ma la parte qua e qua dove toccano le mani, ok? I guantini, sta mangiando via il rose e appare l'argento, ok? La stessa ragazza che mi ha detto: guarda, io sta succedendo la stessa cosa anche a me. Vi faccio vedere il suo, no? Il suo è fatto così. E poi mi dite. Anche lui, lei l'ha comprato in store, ovviamente. Vedete il suo è ancora più rovinato qua e qua, proprio rovinatissimi. È venuto via proprio tutto l'argento. Qua si vede bene che sono due colori. Comunque, vedete anche la scritta, tutto. Sta venendo via questo pezzo. Che cosa è successo? Allora, la Marzia è andata sul sito. È andata sul sito a vedere come è fatto questo charm. Mi allontano un attimo e vediamo. Qua, questo è il sito ovviamente di Pandora. E vediamo cosa dice il sito. Informazioni sul prodotto e mi dice che prima di tutto vi voglio far vedere che non ha la scritta Alemet, ma solo S925 Ale, che già questo mi lascia un po' così perché solitamente è anche marchiato Alemet anche sul rose, no? Cioè un po'. Invece questo c'è solo scritto così. E nella descrizione, che è questa, di questo charm, c'è scritto: rifinito a mano e realizzato in argento 925, placcature in oro rosa 14 carati. Basta. Quindi sembra che sia rifinito in argento, tutto è argento e ha la placcatura in oro rosa. Se io vado a vedere il metallo, ok, c'è scritto esclusiva lega metallica in argento sterling 925 con placcature in oro rosa. Quindi sembra proprio che ci sia l'argento placcato in questo oro rosa. Una ragazza, vi dicevo, che sa le composizioni dei nuovi charm di Pandora, mi ha detto questa cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, cioè cosa è successo? Rispetto ai vecchi charm Alemet, quelli neanche Alemet, proprio i vecchi charm in rose, quelli che vi dicevo, se si scolorano restano comunque rosa, un po' più chiari, ma comunque rosa, aveva sotto un argento, sopra uno strato di questa sorta di loro lega metallica rosa e sopra ancora c'era la placcatura. Se veniva via la placcatura, sotto restava il rosa, quindi non vedevamo l'argento perché c'era ancora questa striscia. Ora come ora non lo stanno più mettendo e questo è quello che sta succedendo, no? Quindi vediamo l'argento e mi ha lasciato un po' così, appunto, anche il fatto che non ci sia S925, mi ha lasciato decisamente un po' così. Se io vado a scegliere invece un altro charm, tipo questi qua in rose, scusate, no, prima facciamo questo. Questo è in rose semplice, questo è tutto in rose. Di questo non c'è scritto nulla. Nulla nella composizione, c'è scritto semplicemente che è rifinito a mano e realizzato nell'esclusiva lega metallica placata oro rosa 14 carati. Quindi non si sa che cosa c'è dentro, che metallo è, ma c'è una placcatura in oro rosa. In più sotto sembra che sia come quelli vecchi, no? Placcatura in oro rosa 14 carati, nessun altro materiale. Ma come nessun altro materiale? Sotto che cosa c'è? Perché nessun altro materiale? Se io fossi allergica, tipo se fossi allergica, mi posso accontentare del nessun altro materiale? Qualcosa, qualche allergia, qualunque cosa. Posso accontentarmi di. Io sto comprando una cosa placcata in oro rosa, 14 carati. Placcatura che potrebbe venire via e sotto che cosa mi resta? Non si sa. Ancora, stesso discorso per il giallo, quindi giallo shine o quello che è, adesso ha cambiato il nome di nuovo, quindi boh. Stesso discorso perché se noi guardiamo la realizzazione, le informazioni sul prodotto, rifinita male e realizzata nell'esclusiva lega metallica placcata oro rosa, 14 carati. E se noi guardiamo sotto ancora, c'è scritto placcatura in oro, scusate, no, in oro rosa, in oro 14 carati. Placcatura in oro 14 carati, nessun altro materiale, stesso discorso. E costano di più rispetto a dei charm in argento. Mi ha lasciato questa cosa, mi ha lasciato molto molto così, molto perplessa.
Non so sinceramente se questo potrebbe succedere anche con gli altri charm, cioè tipo i pendenti che hanno il doppio colore, no? Quindi magari ci sono due medagliette tipo questo, uno in argento o uno in rosa. Che cosa succede a quei charm? Avete quel charm? Quei charm di cui sto parlando? Avete quei charm doppia medaglietta magari o doppia composizione nello stesso charm? Una parte in argento, una parte in oro rosa o in giallo? Vi è capitato che il rosa o il giallo andasse via il colore e si vedesse sotto l'argento? Scrivetelo giù nei commenti perché io temo che hanno cambiato appunto la composizione e questo è quello che sta succedendo. E così come mi ha detto la ragazza appunto che ne sa di più. E questo comunque è quello che è successo a questo charm, che sta succedendo a questo charm, vedendo appunto che anche l'altra ragazza, sì, lo so, sto parlando di ragazze che non conoscete, le è successa la stessa cosa, mi sta lasciando molto un po' così, ok? Quindi, che dirvi? Arriviamo al dunque, perché vi faccio questo video? Per dirvi semplicemente questo: se nei saldi trovate, perché tanto è quello che succede sempre, se nei saldi trovate dei charm in rose vecchi o sì, in rosa, perché il giallo non mi è mai piaciuto come charm, come materiale, perché nel giallo succedeva questo già all'inizio, poi hanno rifatto il materiale, hanno scritto esclusiva lega metallica, eccetera, eccetera. Adesso addirittura è placcato e non si sa che cosa c'è sotto. Stanno facendo un po' di vari cambiamenti. Comunque, se nei saldi che ci saranno a gennaio trovate i charm in rose vecchi, dove c'è scritto Alimette, però vecchi, ok, non quelli nuovi, quelli vecchi, perché Alimette lo trovate anche su quelli nuovi, ma soprattutto quelli vecchi, potete provare ad acquistarli, perché solitamente dovrebbero avere questi strati sotto che non, anche se va via la placcatura, si resta comunque dello stesso colore, magari sbiadisce, però resta dello stesso colore. Se invece ci sono in saldo le cose nuove, non compratele, perché questo potrebbe essere un problema, cioè potremmo ritrovarci in questa situazione. Potreste ritrovarvi in questa situazione. State attenti, io vi ho avvisato. Questo è un video del state attenti, non cedete ai charm colorati particolarmente scontati se non sono molto vecchi. Se sono quelli nuovi, insomma, due, tre domandine e attenzione, ce le metterei. Me le farei e ce le metterei. Basta, ragazzi, questo è quanto. Quindi occhio, se vi è successo anche voi, scrivetelo sotto. Sicuramente vi è successo con i vecchi charm in shine, quelli, i primi che hanno fatto, perché ne ho visti un'infinità dove prendevano colore, poi ci hanno rimesso mano. Comunque, sicuramente vi è successo con quelli. E adesso vedere che sta succedendo anche con questi mi lascia un po' così. Non è che è un doppio materiale, che uno dice, vabbè, ha dei dettagli in argento nello stesso charm e dei dettagli in rose. Allora dice, vabbè, ok, ci può stare che tu mi fai uno sfondo tutto argento e il rose è semplicemente placcato. Ma questo è una medaglietta in argento, una medaglietta in rose, è una doppia composizione. Questo lo fa. L'hai fatto in rosa e questo l'hai fatto in argento. Quindi perché fare questa cosa? E sopra il rosa l'hai smaltato, quindi cioè, lo potevi fare anche con il vecchio materiale. Perché mi fai questa cosa? È per quello che mi lascia un po' così, è per quello che vi dico occhio, perché se qua mi sta succedendo questo, su quelli che costano ancora di più, io l'ho comprato su Vinted ancora, ma quelli che costano a prezzo pieno, che magari li pagate 70-80 euro e poi vi ritrovate in questa situazione dopo un po' di usura e dopo averli tenuti sul bracciale, anche no, giusto? Anche no. Basta, questo è quanto, quindi fatemi sapere se vi è successo anche a voi, soprattutto così cioè, abbiamo una sorta di scambio, anche quelli che leggono i commenti di questo video non mi passano per pazza. La vedo dura, comunque vedono che appunto non è una roba che capita a me, che sono particolarmente sfortunata, ma anche a persone, e magari ci fate un attimo più attenzione e prima di acquistare ci pensate, solo quello. Basta, tutto qua. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.